Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Algarrilli, la 33esima giornata del campionato di Serie B-Win, mette di fronte Piacenza e Portogruaro. Gli uomini di Madonna, senza gli squalificati Caccia, Guerra e Zenoni, cercano tre punti per fare un passo importante nella lotta a salvezza e per dimenticare le polemiche sull'indagine della FIGC sull'afflusso anomalo di scommesse nella sfida con l'Atalanta. Salvezza è la parola d'ordine anche per il Portogruaro, privo di Gerardi, del tecnico Agostinelli, fermati dal giudice sportivo. Arbitro il signor Bagarini di fermo. Inizia il match ed è subito un grande Portogruaro al minuto 3. Unico va in verticale per Scarpa, che sbuca alle spalle di Anaclerio ed esalta le qualità di Cassano. Gran destro il volo di Scarpa, bravo nella risposta a Cassano. Ancora Portogruaro, l'angolo di Cunico, palla fuori, Scarpa sbuca alle spalle di Piccolo. La sua conclusione però viene deviata in calcio d'angolo. Si sveglia il Piacenza al minuto 21, Cofin verticale, l'anticipo di Rossi su Piccolo, poi lo stesso Piccolo in posizione irregolare. Grande uscita del portiere del Portogruaro, che sceglie benissimo i tempi e con i piedi ferma l'azione di Piccolo. Ancora Portogruaro, il minuto 30, il cross in mezzo, sbuca e Spinal, il suo colpo di testa è un pallonetto, rimane fermo Cassano, la palla però si stampa sulla parte superiore della traversa. Sfortunato il Portogruaro, che va vicino ancora al gol. Agostinelli dà indicazioni a Luigi Danova, secondo promosso primo in questo match, qui Altinier, poi Franceschini sulla punizione di Scozzarella. Non riescono a trovare la deviazione giusta, ma il gol è nell'area. Scozzarella apre per Cristante, il suo è un cross, diventa un tiro. Cassano è battuto, il primo gol del match, il gol che apre lo score con Cristante, il gol dell'ex, lui che ha giocato dal 2001 al 2005 con la maglia del Piacenza, oltre 100 presenze senza trovare il gol. Si va a riposo sull'1-0 Portogruaro. Nella ripresa si sveglia il Piacenza, dalla distanza ci prova Catinali, bravo Rossi a dire di no, deviare il pallone lontano, poi Piccolo dalla bandierina, c'è il colpo di testa di Rickler che anticipa Cristante, palla che esce di un metro alla sinistra di Rossi. Lo rivediamo, il cross di un buon Piccolo e Rickler che non trova la porta. Al minuto però 80, il gol che decide il match, gran numero di Altinier, salta May con un tunnel, entra in area e con il sinistro fa 10 in campionato, fa 2-0 Portogruaro. Il gol che regala i tre punti agli uomini di Agostinelli, qui Cassano è colpevole perché non esce. In ritardo anche la chiusura di Gervasoni con il sinistro. Altinier fa 2-0. Il Piacenza alle corde, ma ha una reazione d'orgoglio. Al minuto 80, tremolata da fuori. Rossi è super a dire di no. Finta le cross e tremolata, poi all'improvviso esplode il sinistro. Rossi mette in calcio d'angolo. Arriva comunque il gol dell'1-2. Lo segna Guzman su cross dalla destra di Avogadri. Il quarto gol in campionato per l'ex giocatore, tra l'altro anche della Juventus. Non può nulla qui Rossi, non può nulla più il Piacenza. Arriva il triplice fischio di Bagalini, finisce 2-1 Portogruaro, che fa un passo in avanti per la salvezza.